però vedo anche un po' di sesso malcelato, è vero? Non saprei, io mi piace un po' tutto, non so, musica non lirica, ma quella dell'Europe, le canzoni italiane, tutto, liscio. Anche il liscio ti piace? Sì. A mezzanotte va Pronto? Pronto? Chi parlo? Pronto? Ma da Aidan? Sì, chi parla? Sono Martino, telefono da Pierate Lozzolo, in provincia di Matera. Pronto? Sì, dimmi pure. Senti, ma da Aidan, ho un problemino piccolo. Ma a me mi sembra un po' grande. Sei sempre forte, maga Aidan. Io ho il problemino che mi piace tirarmi i pugni sulla faccia. La Madonna! Sei proprio un masochista! Sei una faccia masochista! Faccia masochista. Ma è il primo che sento questo, sai? Mi tiro delle gran legnate sulla faccia. Senti, e mi faccio male. E non so cosa fare perché poi mi sanguina la faccia e le donne dicono che sono brutto. Cosa devo fare? E qual è la causa del tuo sindrome, della tua sindrome? Mi è caduta una pentola sulla faccia quando ero piccolo. Però, la pentola a pressione o normale? Non lo so, era pesante. Cosa posso fare? Vediamo le carte. Ok. Le carte sembrano molto agitate, come le acque, come l'affare dei pesci, sono molto agitate anche loro stasera. Prova a cambiare posizione, invece di dartele in faccia, dartele sull'ombelico. Sull'ombelico. Vediamo se soffri di meno o se cambi. Giusto. Eh? Adesso me lo scrivo. Facciamo così, mi saprai dire qualcosa? Sì. Ti posso venire a trovare in studio? Puoi venirmi a trovare nel studio, ne discutiamo. E come faccio?
Prova a tirarti una pentola sul piede, vediamo che reazione che hai. No, come faccio a venirti a trovare in studio? Ti devo telefonare. Sì, telefonami. A che numero? Lo sai il numero? No. Lo sai o no? No. Qual è? 0331 34 15 3. Va bene. Ok, mi chiami? Va bene, ma se vengo in studio, quanto mi fai pagare? Tre schiaffi in faccia e tre pentole sul piede. Va bene, grazie. Prego, ciao. Ciao. Il sole asciuga il bucato, ma illumina le macchie. Mia madre dice che c'è un nuovo detersivo che lava proprio come... come il bianco di una volta! Che elegante confezione! Tornata dal supermercato, Aidan mette alla prova Vispo. Aidan ha scelto sicura Vispo per la sua elegante confezione, ma rimarrà piacevolmente sorpresa quando scoprirà in Vispo l'ammazza 7 del bianco. Ecco che Aidan introduce una dose del prodotto dentro la bacinella azzurra. E adesso farà una prova. Oh, adesso proviamo i calzini, eh? Sì. Inoltre, Vispo ha grande rispetto per le tue mani e grazie alla sua forma granulare ha grandissimo rispetto per l'ozono. Oh, che profumo di pulito! Vispo, detergente per bucato a mano, tipo a formula unificata, nei migliori supermercati e drogherie. Vispo, da quando ti ho visto, ho capito che eri molto Vispo. Ora il consueto salotto del CBS Talk Show con fantastici ospiti. Seguirà lo speciale Aidan con videoclips interessanti e simpatica intervista. Io andrei a questo punto a fare un piccolo riassunto con la star questa sera, perché è effettivamente così, con Aidan. Io vorrei sapere, Aidan, cosa ne pensa della musica melodica? Cosa ne pensi della musica melodica? Non saprei neanche io. Mi piace tutta la musica. Tutta? Anche il liscio di più. E la musica dodecafonica ti piace? No. Non ti piace? Come mai? Non lo so, sono dell'altro genere. Oh sì, sicuro. Ma la trovi troppo volgare? No, un po' chiassosa. Chiassosa? Capisco. Voglio dire, tu come vedi il sesso? Come lo vivi? Lo vivi in modo gioioso, trasgressivo? Lo vivi in modo particolare, violento? Lo vivi dolce? Dimmi. Tranquilla, dolce.